Benvenuti sul mio canale YouTube, ragazzi. Siamo su eFootball 2023. L'aggiornamento è appena avvenuto da pochi giorni. Per me oggi, che sto registrando ovviamente è giovedì, ma per voi qualche giorno fa. L'aggiornamento di eFootball è finita la stagione. Adesso attendiamo il 31, probabilmente uscirà eFootball 24, 31 agosto. Ma fino al 28 abbiamo un nuovo campionato da fare e ci divertiremo in questa maniera. Nel frattempo apriamo il nostro programma di calcio preferito, diciamo tra virgolette, perché non è che abbiamo molta scelta, anche se purtroppo non è un gioco che ci sta dando delle gran soddisfazioni, ma al momento abbiamo questo, quindi vediamo di giocare con quello che abbiamo e divertiamoci così. Eccoci qua. Stiamo caricando l'aggiornamento live in corso, ragazzi. E Tufomis vi saluto, sono io, vi ringrazio per le vostre visual, sono contento che dei vostri like, dei vostri commenti, di quello che fate per il mio canale, ragazzi, vi ringrazio anche delle iscrizioni. Ovviamente oggi per me è giovedì, per voi, come ripeto, è già qualche giorno oltre. L'aggiornamento ha dato qualche torneo nuovo, qualche giocatore, qualche pool nuovo, ma di tutto questo avrete già visto i video dei miei amici YouTubers, Alessandro Gamer, della Stace, che vi hanno ampiamente spiegato cos'è uscito in questo nuovo aggiornamento di giovedì 3 agosto. E adesso noi cerchiamo di andare un po' avanti, che c'è qua, riproduci video, bla bla bla, dettagli, va bene, andiamo avanti ragazzi perché non voglio perdere tempo qua. Le monetine 50 si fanno comodissimo, un accordo, va bene, dopo andiamo a prenderci anche questo accordo, campagna dei 5, dei 650 milioni di download, ragazzi. Va bene, la gente che gioca c'è sempre, la gente che shoppa e che paga c'è, e Konami vive di questo. Altri punti a fondo, va bene, aggiunta abilità per 3, va bene, prendiamo tutto quello che ci dà, ragazzi. Eventi in arrivo, inizio per, va bene, ragazzi. Comunque, come ripeto, i miei amici YouTuber hanno già ampiamente spiegato cosa c'è di nuovo. E oltre a salutare Alessandro Gamer, salutare The Last Day, salutiamo il Burneo, salutiamo Ale Benny 86, Squalo Calcio e Lupo del Tubo. Questi ultimi due non portano il football, ma portano altri contenuti sui loro canali, simulazioni di motori, simulazioni di altri giochi, di wrestling, di calcio, altre cose. Mi raccomando, andate nella sezione canali, trovate il loro indirizzo e potrete così andare a vedere anche i loro video, magari sicuramente qualcosa di bello che c'è, vi piacerà. Campagna. Qui c'è una campagna nuova da fare, la faremo anche quella probabilmente. E intanto, ragazzi, andiamo a vedere un pochino e di prenderci i premi che qui mi cominciano a rompere le balle. Come si fa a prendere la roba da sopra? Così prendiamo quello che c'è qua e poi andiamo subito a spacchettare e vediamo cosa ci dà questo regalino qua. Facciamo così, andiamo subito nei contratti e così andiamo a vedere speciali. Cosa ci regala? Ah, dell'Olanda, ci regala un giro dell'Olanda, ragazzi. Ci farebbe comodo un giocatore olandese, non so se dico bene o dico male, ma ci farebbe comodo. In Giappone abbiamo Forlan, Torres, David Villa, insomma, ragazzi, giocatori che ora sono in Giappone, giocatori epici. Ma noi adesso per adesso abbiamo anche Summer Transfer, altri giocatori direi di buona levatura, ma adesso facciamoci il giro gratuito qua, ragazzi, poi vediamo cosa fare. Io vorrei Gullit, che è fortissimo, ma anche Rijkaard e Van Basten, però Gullit, ragazzi, è una forza della natura, mi piacerebbe tantissimo avere Gullit. Facciamoci il giretto e poi magari ne faremo degli altri più tardi, magari vediamo un po' come va questo gioco. Nel frattempo noi ripartiremo probabilmente dalla settima divisione, adesso poi andiamo a vedere, vediamo chi ci regala. 4 stelle, peccatino, peccatino. 4 stelle non è un granché, potrebbe essere un portiere. Chi ci dà il portiere? Maglia della Konami. Chi è Costello? Chi è costui? Chi sarà mai questo portierone? Livakovic. Ragazzi, io per non saperne leggere né scrivere, sapete che faccio? Saltiamo e lo andiamo subito via perché ho anche pochi slot, quindi lo svincoliamo. E lo svincoliamo e poi andiamo subito a farci qualche bella partitina nella nostra divisione, ragazzi. Almeno una oggi la facciamo e vediamo un po' come va. Allora, eccoci qua, pronti nelle divisioni. Andiamo subito a vedere.
Allora, campionato e football, eccoci qua. Eravamo in divisione 4 quando è finito il tutto e ora ovviamente siamo in divisione 7. La fase 13 è iniziata, inizierai dalla regione 7 per riscuotere i premi prima con una ok, ci vediamo i premi che abbiamo preso in queste partite che abbiamo fatto fino a ieri. E adesso ragazzi, ovviamente giocheremo contro giocatori divisione 7 che in realtà saranno tutti come noi di quarta divisione. Adesso ragazzi, giochiamo, dai, ci facciamo una partita, cerchiamo di divertirci. Il divertimento per noi è questo, giocare a football, vincere o perdere non è importante, l'importante è giocare. Vi ricordo, in descrizione di questo video trovate il link al mio canale Telegram e al gruppo Telegram Tuffo Mix e Football, dove si potrà discutere di football, ma anche di PES, di FIFA, no, tutto quello che riguarda il calcio. Non costa nulla, Telegram ragazzi, andate sul gruppo, iscrivetevi. Scrivete quello che volete, parlate, raccontate quello che volete, date dei vostri consigli, insomma, quello che vi pare lo potete scrivere. Poi c'è anche il canale Telegram che si chiama YouTube Tuffo Mix e lì invece sarò io a postare man mano che ne avrò l'occasione, quando farò le live, magari video nuovi un po' di spicco, insomma, e lì magari vedrete quello che ci sarà di nuovo sul canale da vedere. Quindi il gruppo e il canale Telegram sono aperti a tutti, gratuiti ragazzi. Non costano nulla, mi raccomando andate a vederli e magari iscrivetevi, entrate e scrivete quello che volete. Allora, Inter contro Patatinka, ragazzi, giochiamo fuori casa, giochiamo al Meazza, vediamo subito le maglie, l'Inter avrà sicuramente la maglia nuova, infatti, e noi giochiamo con una maglia, vediamo un po' che maglia possiamo prendere noi. Dopo diamo all'Inter la maglia nuova questa, che è molto molto bella, eh. Con la riga bianca, con la riga blu, se la GDA non si gira, però è molto bella lo stesso. Noi usiamo la maglia questa, ragazzi, e poi vediamo un po' come va. Vediamo le formazioni. Allora, Haaland, Mbappé, Messi, ragazzi, bella, bella squadra, bella squadra. Vediamo noi come siamo. C'è la Roma, ragazzi, presa su, mi ispira tantissimo. Skriniar l'hai messo malino, vediamo se c'è qualcuno che lo può sostituire, ma no, direi di essere così. Che si sì, è messo bene una buona riserva. In panchina abbiamo Drogba che presto lo cambierò perché non so se quanto possa incidere Drogba, però abbiamo un altro giocatore molto forte. Abbiamo anche Dumfries messo da poco, eccolo qui, che può dare il cambio a João Cancelo nel caso di bisogno, mentre ovviamente Jordi Alba può dare il cambio a Theo Hernandez. Il nostro avversario l'ha visto prima. Se la gioca in questa maniera qua con Mbappé, Haaland e Messi davanti, dietro Çalhanoğlu e Bruno Fernandes. Diciamo un attacco molto molto forte il nostro avversario, eh? Un attacco fortissimo, una difesa a 4 però con un Di Marco e un Hakimi che vanno su spesso, quindi la difesa con Ruben Dias, Puyol e Tchouaméni sarà un pochino magari abbordabile. Allenatore Guardiola, ragazzi, ci sta tutto e andiamo a giocarci questa partita forte. Mi raccomando ragazzi, vorrei il vostro tipo, il vostro supporto con i like, con le iscrizioni, quello che vi pare, ma anche le bandiere, gli standardi, i tamburi, i fumogeni, fate quello che volete, fate del danno ragazzi, del danno ovviamente Tutti i blocchi di teorico, partenza in una che ci giornata divertiamo normale con che queste partite, sempre vediamo di stabilisce giocare bene, vediamo di risultati impegnarci, vediamo di fare positivi un da buon parte di una risultato, squadra ma anche di giocare bene, divertirci migliorata. E soprattutto. allora tutto Tuffo deve Mix è cambiare, pronto, mai nella partita c'è l'avversario ha la giocato palla, Valencia che ha quindi mi gettato fuori raccomando Vinicius e subito. Gerard Facciamo Moussa. subito la difesa perché lui attacca subito, L'Inter è ovviamente. giusto, può dare quella scarica di energia e ottimismo di cui una squadra e i suoi tifosi hanno sempre bisogno. Oggi lo stadio è decorato a festa con i colori nero-azzurri e non è certo una sorpresa. Partita già in corso di svolgimento. Ecco Adriano. Ha la possibilità di andare verso la porta. Mi è scappata via, com'è Hanno possibile? gestito davvero male i Perché non tifosi riesco mai a inter. prendere sta Non palla qua sono di. stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Prova a cambiare la situazione con una giocata Arbitro! in avanti. Puttana Eva! Mbappé. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Adriano. Ecco un'occasione di contropiede. Bravo. Prova a giocarla in profondità. La gioca dietro. Inchiniamoci, Luca. Oggi gioca l'imperatore. Vero, rendiamogli onore, perché quando è stato di grazia, Adriano è uno degli attaccanti più decisivi. Preciso nel dribbling, solido punto di riferimento e che sinistro al fulmicotone.
Puyol a sinistra con il passaggio. Mbappé la mette sul piano fisico e riconquista la palla. Ecco un pallone in avanti. Mbappé. Mbappé la gioca a sinistra. Cross di Di Marco. Intervento fondamentale. La mette in avanti. Qui può partire il contropiede. Riceve in ottima posizione. Çalhanoğlu. Mbappé. Bravo. Di Marco. Bruno Fernandes. Mbappé. Palla dentro di Mbappé. Può concludere. Grande, grande sulla porta. Grande sulla porta, ragazzi. Mettiamo attacchi d'attacco adesso, perché siamo stanchi di giocare in difesa. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Mbappé. Palla in avanti verso il compagno. C'è l'opportunità per il contropiede. Vediamo se può capitalizzare. Passaggio fantastico. Mbappé. Madonna che figa. Ma dai, ma che figa tremenda. Çalhanoğlu. Riceve palla da dietro. Errore qui, pallone sprecato. Decide di giocarla in profondità. Cerca l'uomo là davanti. Non perdono tempo a recuperare il pallone. E trova bene il compagno. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Mbappé, Di Marco. Una serie di passaggi puliti, efficaci. L'Inter. Porca puttana! Si prepara a reimpostare. Arbitro. Carta punizione questa, È punizione, ragazzi, punizione. Vediamo un po' se possiamo fare una cosa così. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Messi. Stanno giocando con concentrazione sovrumana là dietro. Ruben Dias. Di Marco. Hakimi. Tchouaméni. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Merda. La palla viene rigiocata verso l'interno. Inserimento da manuale. Fuori. Giusti. Dai, tira, cazzo. Ho tempo ci metti a tirare questo. Va bene. Ed ecco che arriva il fischio. Va bene, ragazzi. Primo tempo 0-0. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione. Ci sta. Seconda parte. Divisione 7, non solo avversario come sia, ma nessuno ha trovato il gol, si chiude. Potrebbe essere un 7 come un 4, come un 5, come non lo sappiamo. Comunque, ragazzi, nel primo tempo è andato abbastanza bene, nel senso che abbiamo fatto qualche passaggino, qualche azione, non tanta roba, però abbiamo contenuto anche l'avversario, Partiti, è iniziato il secondo tempo. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Hanno deciso di arretrare il baricentro. Luca, secondo te vogliono sfruttare il contropiede? Sì, Fabio, penso di sì.
La soluzione tattica mi sembra quella. Mirano a riconquistare la palla nella propria metà campo, chiudendo tutti gli spazi per ripartire in velocità, ribaltando il gioco. Casemiro. Passaggio prevedibile, ci vuole qualche idea più brillante. Palla di nuovo verso il centro. La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Gioca una palla lunga. Holland. Mbappé. Bravo. Marco. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. La gioca in profondità. Occasione per il contropiede. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Di Marco. Un possesso di palla serafico, fatto di passaggi corti. No, guarda io. Mbappé. Va alla ricerca di un compagno davanti. Mbappé. Palla mia. Palla in aula. No, come sua. Di Marco. Mbappé. Vai. Casemiro. L'affluenza di opportunità di ripartire. Ecco Adriano. 53 spettatori. Riceve il passaggio. Tocco preciso. C'è il tiro. Troppo lontano. La palla era all'angolino, ma il portiere ci è arrivato. Messi. Fa male i calcoli, il pallone non passa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Ah, che cazzo è? Ha calciato forte. Va bene. Va bene, ragazzi, ci può stare, ma anche se ha dimostrato quanto sanno rendere. Va bene. Vediamo un po' chi è stanco, vediamo un po' chi è stanco. Cianarolo non è che sia stanco. Ma io, ragazzi, non è stanco nessuno praticamente, però Mbappé, cioè, però Adriano non mi sta dando quello che vorrei. Adriano non mi dà quello che vorrei. Proviamo così, ma non è che poi cambia tanto, eh? Però magari sono un po' stanchi davanti. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Tchouaméni. Costruiscono la manovra con sicurezza. Mbappé. Bruno Fernandes. Ma cos'è? Si trovano a loro agio nello stretto, buona serie di passaggi. Traversone in arrivo. Ci prova. Ma dai, ma la buttala via. Ma che cazzo, ma cos'è che rimane lì? Ma basta con queste palle di merda che... sì, adesso metti in pausa e dorme questo qua, ben capito. Metti in pausa e addormenta fino a domani. Ma porca puttanasta. Proviamo così, anche se non so se può andare bene. Ho cambiato qualcosa? Me li ha cambiati? Sì. Dai. Sì, adesso vedo questa qua fino a domani. Ben capito il tipo di giocatore che è. Ah, mamma mia, un Carmine. Ragazzi, è pieno di gol di merda. Per l'Inter. Numero 18. Tutte e due le squadre 6. Hanno optato per il cambio. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Sono in vantaggio, ma c'è ancora tempo. La partita rimane aperta. Lasciano il campo per il numero 10. C'è Messi. Il numero 13. Mbappé. Il numero 7. Mbappé.
ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Da così lontano era difficile sorprendere il portiere. Il passaggio sarebbe stato una giocata più sensata. Provano a partire in velocità. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti. Non è fallo? Esatto, Fabio. Non è fallo? Viene sbilanciato dalla difesa. Prova a verticalizzare. Lautaro Martinez riceve la palla. Niente palli? Superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Si destreggiano con un buon possesso di palla. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti. C'è spazio, occhio! La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Oh! Holland. Ma porca puttana! Non l'ho presa, eh. Vabbè, ragazzi, qui si perde. Pirlo. Mbappé. Sceglie di andare per vie verticali. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Mbappé. No, ma cos'è? Il pallone sprecato. Evita rischi inutili e la passa dietro. Mbappé. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo. Ma perché non tirano i giocatori, ragazzi? Non riesco a capire. Passa sopra. Non tirano, ragazzi, non riesco a capire perché non tirano. Per un soffio. Gioca una palla lunga. Non tirano. Non mi tirano. Io premo il quadrato e non mi tira. Non mi tira, si ferma, ragazzi. È già due volte che mi capita negli ultimi tre minuti. Tiro e si ferma la palla. Non ho capito perché. Bella palla dell'Inter comunque. Però io tiro, ragazzi, e la palla si ferma lì. Non riesco a capire il motivo. Non riesco a capire perché. Non ho capito questa cosa, ragazzi. Mi sembra non regolare questo tipo di gioco. Comunque, ragazzi, ha vinto l'avversario. Ha fatto gol. Giustamente merita la vittoria perché ha fatto gol, ha fatto anche più tiri possibili, probabilmente di me, senza dubbio. No, due tiri per uno, ragazzi. Anzi, io ho tirato più volte in porta. Vabbè, però alla fine il gol l'ha fatto lui. Niente, ci sta. È andata così, ragazzi. Purtroppo a volte non va come deve andare, va male, non va benissimo e rimaniamo fregati in quella maniera. Non c'è problema, ragazzi. Contratto mirato lo becchiamo. Qui che abbiamo in evidenza, abbiamo i giocatori che potrebbero essere buoni, Thiago, CC, e qua abbiamo Scamacca, ragazzi. Non sarebbe buono provare Scamacca, futuro giocatore interista, non sarebbe mica male provarlo. Peccato che qua bisogna bloccare tutto questo per avere Scamacca. Vabbè, ci penseremo su, ragazzi. Nel frattempo è 0 punti, una partita, ma vabbè, ci sta, bisogna fare le tre vittorie per essere promossi. Io penso che ce la possiamo fare. L'avversario, vediamo com'era. Era un settima, quarta come noi, ragazzi. Come noi, è arrivato in quarta come lui, anche lui come noi. Antonio De Lucia, bravo Antonio. Alla fine hai fatto gol, anche se abbiamo fatto 10 tiri in porta. Ma va bene così, hai meritato. Alla fine vince chi fa gol, vince chi la mette dentro. Funziona così nel calcio, e anche nel calcio reale. Vince chi la mette in porta, chi tira fuori. No, non vince, ragazzi. Io vi ringrazio per essere rimasti qua. Ovviamente vi ricordo, se volete iscrivervi al mio canale, se non siete ancora iscritti, ragazzi, è semplicissimo, basta attivare la campanella. Adesso qua non funziona neanche niente, sì, funziona, eccolo qua, e attivate la campanella, così siete avvisati ogni volta che metterò un nuovo video sul mio canale. Poi ovviamente, se vi piace il video che ho portato, se vi piace la serie, se vi piace il football, se vi piace la mia compagnia, sapete che potete anche mettere un like e fare un commento, condividere il video, tutto quello che volete, ragazzi, è sempre piacevole per me e sono contento di qualsiasi cosa fate. Tufomix adesso vi saluta, vi ricordo in descrizione ovviamente il canale del gruppo Telegram, vi ricordo il canale, la lista canale con i canali degli amici youtubers, andare a trovare.
E vi ricordo che domani, sempre alla stessa ora, alle 17, ci sarà un nuovo video di eFootball sul mio canale, Tuffo Mix YouTube. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima, di nuovo, ciao.